tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ladri si introducono di notte nel palazzo comunale, obiettivo il bancomat. Ha vissuto il dramma del terremoto a Fano degli anni 30, oggi aiuta i terremotati di Marche e Lazio. La Croce vince per il secondo anno consecutivo il Palio delle Contrade. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dunque, sono entrati di notte con la speranza di portare via i soldi dal bancomat. Sono entrati all'interno del comune di Fano, ma si sono dovuti accontentare di qualche merendina. Lino Balestra. Probabilmente si aspettavano di trovare chissà quale tesoro nascosto i ladri che nottetempo si sono introdotti all'interno del palazzo comunale di Fano, forzando una porta che dà accesso da via Nolfi di fronte all'edicola. Porte spaccate, cassetti rovesciati, scrivanie prese a calci, uno scenario di desolante devastazione, quello che si è presentato agli occhi del capo di gabinetto Stefano Celani, primo spettatore involontario della scena. Hanno fatto visita all'anagrafe, sfondando a pedate la porta e messo a soqquadro gli uffici, forse nel tentativo di arraffare qualche carta d'identità, ma quelle sono custodite in armadi blindati. Poi si sono diretti all'ufficio protocollo e anche lì nulla che li potesse interessare se non alcune pratiche rovesciate per terra. Hanno tentato anche di forzare il bancomat interno, ma visto che anche questo tentativo di bottino ha dato esiti negativi, sono saliti al primo piano e forzato le porte della ragioneria e dell'ufficio stipendi. Il nome, si sa, può evocare soldi, ma naturalmente anche qui fumata nera. E allora si sono diretti alle macchinette automatiche dove hanno razziato pochi spiccioli e qualche merendina. È stata l'amara sorpresa di questa mattina. La stupidità della gente non ha mai limite e sono entrati nella notte, forse approfittando anche, adesso stiamo facendo dei lavori con le impalcature, quindi hanno forzato una porta laterale, ma nei fatti non sono stati gratificati perché non hanno portato via nulla se non fatto alcuni danni. Abbiamo prontamente denunciato la cosa, fortunatamente a parte qualche danno materiale, ma per il resto di valori economici non hanno portato via nulla, anche perché in comune risorse e ricchezze da portare via non ce ne sono, quindi non vale neanche la pena fare queste cose. Comunque, ecco, la situazione è questa. Adesso risistemeremo queste piccole forzature, la porta, però ecco, danni di piccola entità. Quello che dispiace, insomma, si va a ledere un bene comune di tutti. Al momento si ignora se gli autori delle frazioni siano professionisti o una banda improvvisata. Le indagini sull'episodio sono condotte dagli agenti della Polizia di Stato, avvertiti questa mattina presto dallo stesso Celani. La pagina del terremoto continua incessante l'opera dei volontari delle varie associazioni impegnate nell'assistenza agli sfollati. Noi abbiamo fatto il punto con il responsabile delle Marche, che è anche il responsabile della Protezione Civile di Fano, Saverio Livi. La Protezione Civile di Fano, con i suoi volontari, è stata tra le prime ad arrivare nei luoghi devastati dal terremoto. Ore difficili in cui tutto è da impostare e mille cose sono da coordinare contemporaneamente. Allestire il campo, gestire la logistica, coordinare le persone sul terreno. Un compito delicato, dove nulla deve essere improvvisato. Servono persone altamente addestrate e coordinate. E siamo con Saverio Olivi, che è tornato da pochissime ore da quelle zone. Allora, che cosa c'è? Cosa si sta verificando in queste ultime ore? Sinceramente la zona è un po' martoriata, è inutile dire. Noi usciamo poco dal campo, ma quel poco che siamo usciti, la gente in pratica, come in questi casi, è disperata. Gli aiuti sono tanti, si fa anche difficoltà in pratica a stoccarli, però la gente in questo momento ha bisogno un po' più di avere qualcuno vicino, di fare una chiacchierata, di capire che
prima o poi torna alla normalità. La scossa che ha dato nel pomeriggio, che noi l'abbiamo sentita a pieno, ha messo in condizioni quella strada di essere di nuovo riaperta. Quindi la prima cosa che abbiamo trovato in difficoltà, dovevamo preparare i pasti per mezzogiorno. Noi a mezzogiorno siamo arrivati, pur essendo arrivati alle 8 giù sul posto, siamo arrivati per fare 3 chilometri, siamo arrivati alle 2 del pomeriggio. Perché? Perché la strada è intasata. Ecco perché si dice che eventualmente gli aiuti umanitari devono arrivare mirati, perché basta un piccolo camion. No, quando siamo arrivati siamo accorti poi in cima che c'erano il camion dei vigili del fuoco che mettevano in sicurezza una casa sulla strada, e quindi era doveroso farlo. Noi stiamo reggendo abbastanza bene, ma già dalla prossima settimana, dal prossimo mercoledì, ci verranno gli aiuti volontari di altre associazioni, sempre iscritte alla Regione Marche. Quindi adesso mercoledì ne partiranno ancora 10 del nostro gruppo, poi noi garantiremo andando avanti solo quelle che sono le figure chiave. Queste calamità si portano dentro anche aspetti poco conosciuti, ma che sono ugualmente importanti nella gestione del dopo calamità, aspetti già vissuti di recente nel terremoto dell'Emilia. Ci vuole di tutto. Le prime cose, i primi interventi bisogna farli immediati. Una cosa che si è trovato subito difficoltà è reperire il materiale fresco, ma non perché non ci sia, perché lo stesso sindaco nasce un po' come Castelvecchio Calvisio, è la fotocopia in pratica. Lo stesso sindaco vai a chiedere le cose da cucinare, che sono tante durante il giorno, ti chiede ma chi la paga, giustamente. Perché? Perché quel piano comunale in cui c'è scritto il tutto non lo si legge mai. Però con calma, anche loro pressati, con la gente fuori con la fila, piano piano ci ho messo quasi una mezza giornata, abbiamo fatto un modulo col timbro del funzionario della regione, col timbro del funzionario del comune, ho contattato la macelleria, la verdura e tutto il resto, ma sono prassi che vanno messe in piedi fin da subito. Se non le metti in piedi subito ti trovi nei guai per tutto il tempo. Sono rientrato con dei volontari che avevano necessità, uno di questi torna giù stamattina, e le cose che vedete qui sono le cose necessarie, in pratica mirate, e quindi partirà subito adesso fra un'ora di nuovo questo carico, ma già dei viaggi ne abbiamo fatti, penso, 4-5. C'è chi ancora ha davanti agli occhi e nella memoria i momenti drammatici di un altro terremoto, quello del lontano 1930. Noi abbiamo incontrato questa mattina uno che quel terremoto l'ha vissuto e se lo ricorda molto bene. Oggi fa il volontario nella protezione civile. Eugenio Frattini, fanese, volontario della protezione civile, fa spesso servizio alla ex caserma Paolini. In questi giorni, come tanti suoi colleghi, è al CODMA, nella sede operativa del CB Club Mattei, che smista tutto quanto arriva dalla infinita generosità dei fanesi. Ma lui ha qualcosa che si porta dentro, un ricordo, una sensazione, un vuoto, una parte di vita spezzata. Eugenio ora sa che valore ha ciò che sta facendo sia lui che i suoi colleghi in queste ore per le genti terremotate. Lui lo sa bene perché una scossa di terremoto negli anni 30 tirò giù metà della casa dove viveva con i suoi genitori. Io ci avevo sempre nella mente che ho vissuto in un rimorchio per 3-4 mesi e non potevo collegare la data di questo terremoto perché avevo 4 anni. Adesso con l'evento del terremoto che c'è stato questi giorni scorsi ho ricollegato, che ho sentito che è del 1939. Allora ho ricollegato tutto quello che era la mia vita di infanzia. Però quelli di casa mia sono stati molto bravi, perché quella volta non c'era protezione civile, non c'era niente. Nel giro di 3-4 mesi mia madre, se aveva un fratello che era un imprenditore, abbiamo ricostruito a spese nostre, a spese loro, perché io, hanno ricostruito questa casa, e però per 4 mesi ho vissuto in un rimorchio. E mi ricordo che quanto dava le scosse, questo rimorchio andava avanti e dietro. Questo è tutto il pensiero che ho. E adesso queste cose
sentire dopo tanti anni mi fanno veramente male. Ecco, vivere in un rimorchio, adesso vivono nelle tende, però insomma, come si sta da terremotati? Ma come si sta? Si sta così, si sta che ti viene da piangere a vedere queste cose. Nella tenda forse sarà un pochettino un po' più umano, diciamo, ma in un rimorchio non era così. Questa è solo una testimonianza che posso dare, perché come dico avevo 4 anni. E in 4 anni ho pensato sempre, c'era mio nonno, mi diceva questo è il terremoto del Tissone, questo è il terremoto del Tissone, il famoso, lui mi diceva, il famoso terremoto che c'è in mare fuori Fano, fuori Senigallia, da quelle parti. Però adesso è nella parte di quelli che danno una mano, è qui perché forse, no? Sa che cosa si è provato. Io ho provato anche delle altre cose, perché del 1979-80 ho avuto anche l'alluvione e ho sofferto anche quella volta. Adesso sono nella protezione civile dal 2007, perché ho avuto anche una storia abbastanza robusta, che negli anni, nel 2006, il 28 d'aprile mi è morto un figlio e il 26 d'agosto mi è morta la moglie. Allora si trattava solo di prendere una pistola e darsi una revolverata. Invece ho trovato Saverio, che è un carissimo amico e una grandissima persona, che mi ha accolto e sono qui. Ho detto, ho quasi 82 anni e spero il Signore che mi dia altri 82 anni per fare queste cose. E noi glielo auguriamo naturalmente. Giovanni Fiorenzuolo, il nuovo direttore dell'area vasta 1 dell'Asur Marche, è stato nominato dalla Giunta regionale su proposta del direttore Alessandro Marini. Fiorenzuolo ha fino ad oggi ricoperto la carica di direttore di Dipartimento del Servizio di Prevenzione dell'area vasta 2 e succede a Carmine Di Bernardo, dimissionario per motivi di salute. Prenderà servizio a partire dal prossimo 1 settembre. Domenica si è conclusa la terza edizione del Palio delle Contrade di Fano, che si svolge nella bellissima pinetta di Ponte Metauro. Ad aggiudicarsi il drappo per la seconda volta di fila, di seguito, è stata la Contrada della Croce. La terza edizione del Palio delle Contrade di Fano si chiude con un record di presenze. Oltre 7.000 persone nell'arco delle 3 giornate hanno fatto questa immersione nel periodo malatestiano di Fano, che tanto caro è alla Pandolfaccia, che ha messo cuore e muscoli per allestire di tutto punto la zona alta con il campo di gara e la zona bassa della Pinetina con un sempre maggior numero di botteghe d'antichi mestieri e gli accampamenti degli armigeri che con la loro tenebrosa presenza hanno reso bene l'idea del clima dell'epoca. Adesso alla fine della giornata si realizza per noi un sogno, cioè alla fine viene ripagato di tutte le fatiche, la fatica non si sente, è tutto bello. Dobbiamo ringraziare tutti i fanesi, tutti i turisti, quelli che in questi giorni ci hanno cercato per chiederci informazioni, per quelli che oggi sono venuti dalle 3 del pomeriggio, per noi è un sogno. Penso che questo dice qualcosa alla nostra città, dice qualcosa a molte persone che devono capire che anche il Medioevo, Fano, è una cosa importante per la nostra città. E la pineta di Ponte Metauro, ci tengo a sottolinearlo, non è un angolo della città di Fano, ma è nella città di Fano ed è un luogo significativo della nostra città. Il tanto atteso drappo, creato dagli studenti del liceo artistico Apolloni, è rimasto in casa della Contrada della Croce, che se l'è giocata alla pari fino all'ultimo momento con l'Assunta. Decisiva e spettacolare la finale del tiro alla fune, gara di partenza per questa rievocazione storica del Palio delle Contrade. Un ringraziamento di cuore agli organizzatori soprattutto, ecco, che sono stati bravissimi e capisco cosa vuol dire lavorare per presentare una festa, quindi il merito è tutto di loro. Un periodo storico, quello malatestiano, che giocherà un ruolo fondamentale per l'amministrazione comunale nell'azione di offerta culturale fanese prossima
e che trova nel palio un punto saldo. Lo sforzo degli organizzatori è splendido, è molto serio, le cose vengono fatte davvero bene, il posto è magnifico e appena la città e il territorio ha avuto consapevolezza della ricorrenza, che ormai appunto è arrivata al terzo episodio, è affezionata. Ieri, mi dicevano gli organizzatori, sono arrivate 2500 persone, stasera col palio si chiude alla grande, il tempo è meraviglioso, è una delle manifestazioni che troverà articolazione, come già quest'anno, nei luoghi malatestiani anche del centro storico, questo però è il luogo simbolico degli eventi, perché la chiesa santuario, il legame col 1399, quindi una cosa non inventata ma che ha delle ragioni di essere in un rapporto con i malatesta che la città sta riscoprendo, e noi ci lavoreremo in futuro per dargli sempre maggiore spessore. Dalla Germania fino a Cartoceto in bicicletta, più di 1000 chilometri per questo gruppo di ciclisti proveniente dalla città di Jügelsheim, che appunto in sella alle biciclette hanno coperto in soli 6 giorni l'intero tragitto, 1050 chilometri, sono arrivati ieri in piazza Garibaldi a Cartoceto per un piacevole incontro di gemellaggio a carattere sportivo, ad accoglierli il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il consigliere delegato ai gemellaggi Sonia Gambini, insieme ai rappresentanti della Proloquo e delle associazioni locali, la Via della Sete e l'Urlo di Cartoceto, un'occasione in cui lo sport rafforza ed esalta l'amicizia europea. 14 anni unisce Cartoceto con questa città tedesca, un comune di 4700 abitanti. E adesso invece parliamo di teatro, perché si chiama Anime Nostre, lo spettacolo allestito nell'ex chiesa di San Francesco il 30 ed il 31 di agosto, è uno spettacolo tratto da uno scritto di Maurizio Ludovichetti, adattato teatralmente da Claudio Pacifici per la regia di Marco Florio. Il 30 e il 31 di agosto faremo questo spettacolo, che è tratto da un lavoro di Maurizio Drialdi, dei racconti che io ho scenografato, sceneggiato, coreografato e riscritto per il teatro. Sono racconti veramente molto toccanti, sensibili, che riguardano l'anima e parlano dell'anima di ognuno di noi con i propri problemi e quello che ha potuto sconvolgere in una vita queste persone, queste anime, nella sua cosa più profonda. Io vi prego di intervenire tutti, anche perché poi il ricavato verrà devoluto ai terremotati del Centro Italia. E anche per questo che questo spettacolo mi piace farlo, anche perché è molto serio, è uno spettacolo veramente che fa pensare. Vi prego di intervenire numerosi. E questa sera invece alla BCC Arena per la rassegna Teatro Dialettale alle ore 21 andrà in scena la compagnia Teatro Accademia con lo spettacolo Un paio di risate, chiaramente il titolo è in dialetto. È tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, l'informazione torna domani mattina alle 7:30 in diretta con Occhio ai Giornali, arrivederci.